Ma secondo te potrebbe scalzare COD? Quest'anno c'è un'alta probabilità che possa scalzare COD. Frankie, oh Frankie, dalle 18 alle 20. Perché è uscito un ennesimo leak, che però questo è uno di quei leak che, come potrei dire, è il classico leak vero. E voi direte, ma com'è possibile un leak vero? No, no, è possibile, perché quando un leak conferma un rumor che si incastrano perfettamente da fonti diverse e non dalla stessa, perché sai, se è lo stesso dici vabbè, ha sparato una cavolata prima, la spara anche dopo. Questi invece sono veramente particolari e vi parlo. Tra l'altro questo leak è stato poi disegnato, cioè lui ha fatto un disegno di ciò che ha visto, perché ha visto il teaser trailer addirittura del gioco, quindi attenzione. Vi faccio vedere nel dettaglio, ovvero questo qui. Allora, non è un'immagine ufficiale, eh? Attenzione, lo ripeto, non è un'immagine ufficiale. Questo è semplicemente un concept disegnato. È un concept disegnato, ragazzi, non è foto di Electronic Arts, niente. È lui che ha detto, ve lo disegno più o meno, è come se avesse fatto un disegno su Paint, semplicemente l'ha fatto un po' meglio. Allora, da questo disegno, ma in realtà dalla news, si capiscono alcune informazioni importanti. La prima è che, era una notizia già vecchia, il gioco farà reuso dei disastri naturali. Cioè, mentre voi giocate nelle mappe, come a quanto pare questo leak parla di questa mappa, che è la sua prima mappa che ha visto, ovvero un'isola, in questa isola appunto che lui ha visto, ha raccontato, che viene distrutta in tempo reale mentre giocate da un tornado. Quindi voi giocate, iniziate la partita, dopo un tot di tempo randomico inizia ad arrivare questo potente tornado che cambia l'aspetto e cambia anche la struttura della mappa, che non è una novità su Battlefield, però a livello così grosso ed imponente come un disastro naturale, invece secondo me è tanta tanta roba. Il gioco è ambientato nei tempi moderni, dovrebbe essere o proprio il 2021-2022 oppure qualche anno in avanti, però non troppo, cioè non è futuro, non è passato, è contemporaneo, come abbiamo visto con Battlefield 3 e Battlefield 4. Per quanto riguarda invece i giocatori, pare che ritornano insomma le modalità 128 giocatori, 64 vs 64. Si fa tanto insomma parlare di questa distruttibilità delle mappe appunto in tempo reale, che secondo me è una roba molto molto carina. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ovviamente. Ma secondo te potrebbe scalzare COD? Quest'anno c'è un'alta probabilità che possa scalzare COD. E lo dico per un altro motivo, perché sempre in questi giorni è uscita fuori la notizia che lo sviluppo del nuovo COD, ovvero Call of Duty World War II Vanguard, perché è già confermato praticamente che sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, fatto sempre da Sledgehammer, quindi è fatto dagli stessi sviluppatori di WW2, però cioè dovrebbe essere praticamente uguale. Secondo me è una mossa rischiosissima e forse Activision dovrebbe valutare l'idea di sospendere la pubblicazione annuale quantomeno per quest'anno e concentrarsi invece sui contenuti per Warzone, Modern Warfare e Cold War. Sarebbe la cosa migliore vista la situazione, perché Battlefield, questa notizia praticamente io la do ormai per certa, che ci saranno i disastri naturali eccetera eccetera, che tra l'altro ci potranno essere più veicoli in aria, perché ci sono questi veicoli e viene messo per questo motivo, perché lui ha detto di aver visto in questo teaser trailer appunto più di 6-7 veicoli in aria. E in più, caro Colosseo, per te che dici io non mollo Warzone, resisto, questo Battlefield avrà anche la modalità Battle Royale. Tra l'altro su questo Battlefield pare che arrivino le classi, quindi un po', cioè scusami, i perk, quindi un po' ruba
quella dinamica arcade da Call of Duty, per fare poi un innesto, secondo me, che potrebbe funzionare, perché per me lo shooting di Battlefield è molto più soddisfacente dello shooting di Call of Duty, e lo dico da grande giocatore anche di Call of Duty. E Battlefield 3 ad oggi per me era veramente l'apoteosi per quanto riguarda un FPS multiplayer online, sia in termini di divertimento, di ricordi, ma anche un po' di tutto, anche di stabilità delle armi. Non c'erano le armi troppo rotte o le armi troppo era tutto un bel concentrato. Vedere, o anche il 4, perché poi il 4 era, anche se il 4 ha avuto dei problemi un po' grossi all'inizio per quanto riguarda l'ottimizzazione, però io il 3 lo lascio lì. E quindi attenzione, cioè fate molta attenzione, perché Warzone, io tra l'altro ho letto poco fa la notizia, sono arrivati al 66% della tossicità, perché adesso c'è questa roba, no, che gli zombie sono a Verdansk, aumenta il tempo e praticamente quando questo timer, questa percentuale di infezione degli zombie che ormai stanno passando per tutta Verdansk step by step, e che dovrebbe coincidere, da quello che ho capito, con la fine della season 2, quindi a inizio season 3, dovremmo vedere la tanto agognata nuova map di Warzone. Però io ho due dubbi grossi, anzi in realtà il dubbio è uno più che altro, cioè basterà una nuova mappa, qualora la mappa fosse buona, a cambiare il gioco, a renderlo game changing? Non lo so, perché Fortnite quando cambiò mappa non è andato così bene, anzi non si è più ripreso, nel senso non ha mai riavuto quel picco di popolarità. Ovviamente ha sempre un sacco di giocatori attivi, soldi su soldi, una macchina che continua a macinare denaro, così come anche Warzone, Cioè Warzone, io apro Twitter, apro Reddit, i commenti su YouTube, le live su Twitch, tutti che comunque puntualmente, gioco rotto, l'arma rotta, e gli hacker, e quello, e quell'altro, il delay, il ping, il problema, non è ottimizzato bene, sono 800 problemi, eppure la gente ad oggi, se vuole giocare a un'esperienza un po' così, va su Warzone. Quindi io spero che Battlefield sia esattamente come me lo sto immaginando, cioè il primo FPS su next gen, perché ricordo che questo gioco non uscirà sulla old gen, quindi è un titolo che può essere concepito e può esprimersi con tutta la potenza della nuova generazione. Io spero vivamente che facciano questo, me lo auguro veramente tanto, perché tra l'altro Battlefield comunque, quando ha iniziato a prendere la deriva della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, è piaciuto sì, ma non così tanto, perché comunque il limite tecnico delle armi, del rifacimento temporale storico è comunque un limite. Per me invece farlo come era Battlefield 3, quindi tornare ad un Battlefield moderno, next gen,